il capoverso dell'articolo 3 è quello sull'eguaglianza. La prima parte, il primo comma dell'articolo 3 ripete la formula di stile di tutte le costituzioni, che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla religione, eccetera. Io ho fatto aggiungere un secondo comma, questo capoverso dell'articolo 3, qui dico però che le differenze economiche e sociali che esistono fra i cittadini non rendono possibile di realizzare l'uguaglianza affermata in diritto, perché i cittadini, quando c'è uno è povero, uno è ricco, uno è colto, uno è ignorante, analfabeta, eccetera, sono disuguali, qualunque sia il riconoscimento della legge. E quindi questo secondo comma dice che la Repubblica italiana ha il dovere di eliminare le disuguaglianze sociali, che se questo non sarà fatto non ci sarà vera eguaglianza e quindi non ci sarà vera democrazia, perché i cittadini non saranno messi, i lavoratori in particolare, in condizioni di dare una partecipazione cosciente, effettiva, alla direzione della cosa pubblica. Questo è l'articolo 3 capoverso. Ecco, tutte queste norme messe assieme ci configurano un tipo di democrazia diverso da quello tradizionale, puramente parlamentare, puramente formale. Ci danno l'indicazione che il Costituente ha voluto, o almeno una parte del Costituente ha voluto e ha tradotto in questi articoli, l'aspirazione a una democrazia sostanziale.